Dalla natura e dalla tecnologia Z1 Concept nasce Simply Zen Herbarius Dyes, il potere colorante della natura dedicato alla bellezza e al colore dei capelli. Herbarius Dyes, piante tintorie in polvere, si uniscono soltanto con l'acqua per creare un vero rituale colorante naturale. 10 polveri coloranti derivate da foglie, radici e fiori di diverse piante donano riflesso e tonalizzano sia capelli naturali che colorati e mimetizzano i capelli grigi o bianchi colorando delicatamente, rispettando e migliorando la condizione originale dei capelli. Effettuare un'analisi della struttura e del colore dei capelli e verificare l'eventuale presenza di capelli bianchi. Analisi partecipativo. Utilizzare la cartella colore per capire il desiderio della cliente e verificare la fattibilità del risultato desiderato. Stabilire il livello naturale della base, la eventuale presenza di capelli bianchi ed il livello e la tonalità sulle lunghezze e punte. Verificare sulla tabella di applicazione la fattibilità di raggiungimento del risultato desiderato. Prima della detersione, spazzolare i capelli per eliminare tutti gli eventuali residui di prodotti styling. Detergere i capelli con Simply Zen Pre-Color Shampoo, formulato per uso professionale per preparare il capello al successivo servizio tecnico. Deterge in profondità e, grazie al suo pH leggermente alcalino, aiuta ad aprire le squame della cuticola favorendo la penetrazione del prodotto da applicare successivamente. Massaggiare delicatamente la cute, insistendo maggiormente sulle lunghezze. Non utilizzare mai uno shampoo particolarmente acido o ricco di siliconi, perché può ridurre la presa del colore. Risciacquare abbondantemente. Districare i capelli con un pettine largo e asciugarli fino al 50%. Miscelazione. Preparare la quantità d'acqua necessaria utilizzando l'apposita caraffa filtrante. In questo modo si utilizzerà per il rituale colorante un'acqua con meno calcare, meno cloro, meno sostanze minerali e meno impurità. Scaldare fino a raggiungere la temperatura adeguata, quindi 70-80 gradi centigradi per tutte le polveri. Invece, la temperatura non deve superare i 50 gradi centigradi con le polveri Naturalis Indicum e Profundus Nigrans. Misurare con l'apposito termometro in dotazione. Versare 160 ml di acqua calda nella specifica ciotola, di dimensioni maggiori dalle abituali ciotole colore. Quindi aggiungere 40-50 g di polvere a seconda della lunghezza dei capelli. Miscelare fino ad ottenere una crema omogenea. Se il composto rimane troppo terroso, aggiungere un po' di acqua alla volta fino ad ottenere la densità desiderata. La miscela troppo densa non permette un buon rilascio delle sostanze coloranti, mentre il prodotto troppo liquido non facilita l'applicazione e tende a colare. Si consiglia, quando la miscela è ben amalgamata, l'aggiunta di qualche erogazione, da 1 a 3, di Restructuring Sublime Oil per rendere più morbido e cremoso il composto ed aggiungere lucentezza. Posizionare sopra i vestiti, come di consueto, una mantella protettiva. È buona abitudine applicare una crema barriera protettiva sul contorno del viso, particolarmente quando si usano le polveri scure o pigmentate. Utilizzare Sublime Oil massaggiando delicatamente. Applicazione. Prima di iniziare l'applicazione, misurare la temperatura della miscela con l'apposito termometro.
Per un maggiore comfort del rituale colorante, la temperatura ottimale è quella appena superiore alla temperatura corporea. Suddividere i capelli in 4 sezioni. Quindi, con l'apposito pennello, iniziare dalla parte posteriore applicando sulla radice e subito sulle lunghezze e punte. Tracciare separazioni orizzontali di circa 1-2 cm massimo. Distribuire in modo omogeneo sulle ciocche, utilizzando un pettine largo. Evitare l'applicazione diretta sulla cute con le polveri intense e oscure. Si consiglia l'utilizzo delle soft stripes per evitare di sporcare la mantella ed il collo della cliente. Utilizzare una seconda soft stripe sovrapposta se i capelli sono particolarmente lunghi. Continuare con la stessa tecnica su tutta la parte posteriore. Sulla zona anteriore, sempre con separazioni orizzontali, applicare con la stessa tecnica portando i capelli tutti all'indietro. Terminata l'applicazione, raccogliere i capelli lontano dal viso e coprire con della pellicola trasparente. Tempo di posa. Varia in funzione del metodo scelto e o dalla tipologia di capelli. Da 30 a 45 minuti con fonte di calore, 60 minuti senza fonte di calore. Su capelli sottili e porosi o molto danneggiati, il tempo di posa si può ridurre a 30 minuti ed evitare la fonte di calore. In questi casi potrebbe essere utile coprire la testa con un asciugamano o un turbante caldo. Risciacquo e condizionamento. Trascorso il tempo di posa, aggiungere un po' d'acqua tiepida e delicatamente massaggiare emulsionando. Quindi, risciacquare fino a quando l'acqua risulterà chiara, eliminando completamente qualsiasi residuo di miscela. Per dare una sensazione piacevole al rituale, applicare lo shampoo con il pennello. Per una detersione condizionante, utilizzare Restructuring Shampoo in presenza di capelli secchi, grossi o danneggiati, oppure Age Benefit e Moisturizing Shampoo per i capelli naturali o sottili. Per un'azione di condizionamento adeguata, applicare Restructuring Intensive Treatment su capelli secchi, grossi o danneggiati, oppure Age Benefit e Moisturizing Conditioner su capelli naturali o sottili. Massaggiare e pettinare per distribuire meglio il prodotto. Lasciare in posa da 3 a 5 minuti e risciacquare abbondantemente. Successivamente procedere con lo styling. Herbarius Dyes, il potere colorante della natura dedicato alla bellezza e al colore dei capelli. Simply Zen Herbarius Dyes, un vero rituale colorante naturale.